però che sia lui davvero quel quarto uomo, beh, insomma, è molto. Noi adesso parliamo delle carte di Moro, vi voglio raccontare una cosa legandomi a quelle ambiguità della preparazione. Una delle cose che mi ha più colpito è un racconto di un brigadista, Raimondo Etro, che ha partecipato alla preparazione del sequestro Moro. E questo, secondo me, è una di quelle cose che dimostrano proprio come in una operazione naturalmente pensata, architettata dentro la casa brigadista, ci siano poi state delle sovrapposizioni. Etro ha un ruolo molto importante. A lui viene chiesto di andare a fare l'inchiesta, quindi di andare a raccogliere tutti gli elementi informativi per l'operazione di rapimento di Moro che doveva avvenire nella chiesa di Santa Chiara, che è la chiesa che Moro frequentava ogni mattina. Raimondo Etro comincia a frequentare la chiesa di Santa Chiara e diventa amico del parroco. A tal punto lui si presenta come un ragazzo un po' sbandato, che ha dei problemi familiari, gli racconta tutta una storia che non c'è, ma il parroco gli crede, lui diventa amico del parroco, a tal punto che lui fa un'inchiesta perfetta e consegna le cartine dello stabile dove è la chiesa. Quindi lui ha raccontato a noi, a me la sua testimonianza mi ha molto colpito, che lì doveva avvenire l'operazione di sequestro. Sapete perché? Perché lì avevano pensato di prendere Moro, immobilizzare la scorta, perché non erano nelle loro intenzioni far fuori nessuno. Perché insomma concepire una strage come quella che è stata fatta a Via Fani per personaggi che non sono dei killer, insomma, è estremamente difficile. E quello che lui racconta è proprio questo, che nella loro idea c'era di quello di prendere Moro, isolare gli uomini della scorta, e quindi lui fa un'inchiesta perfetta, raccoglie moltissime informazioni, un'inchiesta che dura tanto tempo. E poi io mi ricordo il momento in cui l'ha raccontato Etro, e lui dice, mi chiamò Adriana Faranda e mi disse, lascia perdere, smetti, non se ne fa più niente, facciamo un'altra cosa. E lui chiede, che cosa? Perché è interno, diciamo, all'organizzazione. Facciamo un'altra cosa, poi vedrai. E lui ancora è lì a chiedersi, io mi ricordo quando l'ha chiesto, ma perché? Chi è che li ha chiamati e gli ha detto che non si doveva fare, si organizza tutt'altro? Questo è uno degli episodi che a me è rimasto più impresso della nostra inchiesta, che proprio racconta di un'organizzazione che perde la sua linearità, anche a detta degli stessi protagonisti. Gero Grassi, adesso tu devi parlare delle carte di Montenegro. Sì, io aggiungo qualche cosa perché purtroppo l'aereo non mi aspetta. Parto però dall'aggiungere a quanto detto da Franceschini un elemento. Lui ha parlato del giudice Sossi. Quando lui viene interrogato e il magistrato gli chiede la dinamica del rapimento Sossi, si parte da 6 brigatisti soli in Via Fani. Il primo punto di partenza è 6 brigatisti. Ma lui dice un'altra cosa, dice, guardi, il rapimento di Sossi non eravamo 18, eravamo 19. E il magistrato dice, ma come? Vi abbiamo arrestati tutti? E lui dice, no, uno non l'avete arrestato. E il magistrato chiede, e chi è? Lui dice, è Francesco Marra, pescivendolo di Quarto Giaro. E il giudice dice, ma come mai? Li abbiamo arrestati tutti, non abbiamo mai sentito. E lui dice, perché questo signore è un infiltrato dei carabinieri. Voce confermata da Buonavita, brigadista, che dice, se avessero voluto ci avrebbero arrestati tutti perché ci conoscevano già negli anni 70, e da Frate Girotto,
o frate Mitra o il fratello di padre Ligio per i milanisti sofferenti come me, il quale dice: io ero infiltrato dei carabinieri già dal 1972-72. Allora, abbiamo un altro filone. Qualcuno dice che io sono un dissacratore di questo Stato, perché mi ostino a dire che accanto ai reati commessi dalle Brigate Rosse ci sono reati non meno lievi commessi da organi dello Stato. Basterebbe parlare di Via Monte de Corso, ma dalla regia Renzo Macosso mi dice che devo parlare delle lettere di Moro. Ora, nelle lettere di Moro c'è una bellissima affermazione di Claudio Martelli, all'epoca giovane parlamentare socialista, il quale dice: le lettere di Moro non sono una apologia pro vita sua, ma pro vita omnium. Lui non tenta di salvare se stesso, come miseramente dicono alcuni democristiani. Sanno alcuni democristiani? No, perché diciamo, io ero da decidere, ma la verità è rivoluzionaria, non ha limiti. Io non devo coprire nessuno, perché io stavo dalla parte di Moro il 16 marzo. Cioè io ritenevo che la trattativa andasse fatta per liberarlo, e ora vi spiegherò anche perché avevo ragione. Moro si batte per il desaparecido Sargentini e per i sovietici rinchiusi nel Gulag nel 78. E sulla base di quale assunto? Sulla base di una cosa che Giuliano Vassalli dice: Moro insegnava all'Università di Bari nel 1945, la persona prima di tutto, oppure ogni persona è un universo. E Moro fu quello che alla Costituente disse che i diritti dei cittadini vanno riconosciuti, non concessi, come faceva lo Statuto Albertino. La differenza tra riconoscimento e concessione sta che lo Statuto Albertino, con la concessione, a un certo punto di revocato, arrivò il fascismo, gli avvocò quei diritti. E Moro spiegò che il riconoscimento dei diritti non era nemmeno ai cittadini, ma qualcosa che viene prima del cittadino, che è la persona. Il cittadino è la persona che si fa Stato, che si fa comunità. Ci sono dei diritti inalienabili che sono della persona in quanto essere vivente. Sulla base di questo presupposto, Moro dal carcere non cercava di salvare se stesso, come miseramente, lo dice Bonucci, ma umanamente comprensibile, fece il giudice Sossi, che si sbracò vicino alle Brigate Rosse. Oddio, io potrei aver fatto di peggio, non esprimo un giudizio su Sossi, riferisco a quello che Bonucci ha detto: Sossi si sbracò. Moro mantenne un altissimo profilo di dignità e dice Bonucci: non era un pesce caro.